Pietro Figlioli, capitano, non so se avresti mai immaginato di segnare il gol del 6-0 dopo 9 minuti contro l'Ungheria. No, guarda che non credo che nessuno se l'aspetta un inizio così netto. No, non lo so, il set è bello oggi, penso che ha dimostrato realmente una solidità pazzesca. E di questo è solo merito del lavoro nostro, dello staff, da febbraio a oggi. Ecco, una squadra dove abbiamo visto che vi date una mano costantemente, chi non può arrivare, cioè il compagno subito al raddoppio a scalare le marcature. Sì, no, assolutamente, è un gioco nostro, come diceva Marco prima, un gioco dinamico che realmente si può definire un gioco di squadra, perché come dicevi te Dario, se non c'è uno c'è l'altro, siamo in 7 giocatori, ma in realtà siamo in 8, perché uno fa sempre un settimo di quello che deve fare l'altro in più, quindi è un concetto che noi portiamo avanti sin dall'inizio. Questa squadra adesso può far sognare i tifosi, perché ovviamente una vittoria così dà esaltazione, invece bisogna rimanere con i piedi per terra, bisogna guardare passo dopo passo questo europeo. Esatto, facciamo sognare partita per partita, non andiamo troppo in là. Dopo domani abbiamo la Georgia per chiudere il girone, poi vediamo come finiscono gli altri gironi per vedere chi becchiamo nei quarti. Nel tuo giudizio, un giorno di riposo, diciamo, interrompere la sequenza di partite alternata può essere un vantaggio o magari può spezzare il ritmo? Beh, noi comunque lavoreremo sicuramente in quei 3 giorni, come è successo nel passato, non ci fermiamo. Da un attimo di pausa alla testa, però noi non molliamo con la concentrazione, anche perché abbiamo Sandro che ci dà la forza, la grinta ogni giorno, ogni allenamento, ogni secondo, dal pranzo a cena, a colazione, al riposo, siamo sempre col pensiero lì all'obiettivo finale. Grazie Pietro Figlioli, grazie al capitano azzurro, complimenti per questa vittoria strepitosa dell'Italia qui alla Bernabéu Cornell di Barcellona, 12-5 sull'Ungheria. È tutto, linea a Roma.